speranza sia solo illusione, con le spalle al muro ti consegna la rassegnazione. La vita all'improvviso ti sorprende e ti chiama, mostrandoti la tua occasione, allora vedi. Quella rotta era giusta nel mare infinito, da ogni rotta possibile, perché era già tracciata da una forza ben visibile. E per incanto la fortuna ti sorriderà, ora il mondo crederà, anche tu ci crederai. E allora vedi, vedi. Il mio nome è Noemi Smorra, ho 22 anni, nata a Roma il 16 marzo dell'83, da mamma genovese e papà napoletano. Beatrice è una ragazza giovane, frizzante, nobile, vorrebbe qualcosa di diverso. Non deve cercare un uomo, è sconveniente. Quante cose non dovrei fare secondo voi? Avete visto Colombo allora? E lo trova nella figura di Colombo, quando finalmente arriva questo forestiero che riesce a far parlare di sé dal nulla. E lei inizialmente è attratta da lui come figura e poi da tutto ciò che lui dice e da come lo sostiene le sue teorie, da come, dalla sua forza. Se il futuro parlerà solo del mio nome impresso sulle prue di ogni nave che sfiderà l'oceano sapendo di vincerlo. È difficile dire che uno assomiglia a un personaggio. Il personaggio è il personaggio, poi si cerca di arrivarci, semplicemente questo. E ogni personaggio ha un suo disegno all'interno della commedia. E lasceremo vedere quale sarà. Chi era Cristoforo Colombo? Un grande uomo, veramente. Però l'amore sa il tempo in cui verrà e ci... Oddio, vuoto di memoria. Io mi chiamo Luigi Di Fiore, sono nato a Milano, ho 40 anni, vivo a Roma da 22 anni. Il personaggio che interpreto in Andatemi tre caravelle è il duca Enrico di Sidonia e Guidonia. Devo ancora decidere se siete un pazzo o semplicemente un uomo senza cultura che non sa quello che dice. Abbiamo appena finito di versare sangue cristiano per la riconquista di Granada. È un'esperienza che mi riporta al teatro dopo qualche anno, ne sono molto felice. E ora siamo qui al Teatro Sistina con voi. Che volete da me? Guardatelo bene, è un uomo rozzo, senza nessuna cultura e forse persino eretico. Storicamente il duca era un personaggio in effetti positivo da un punto di vista storico. Qui c'è la necessità, ovviamente, in uno spettacolo, come dire, di racchiudere, no, tanti elementi, capito, che concorsero a far sì, capito, che Cristoforo Colombo riuscisse nella sua impresa. Hai girato un po' di là? Sì. Io polemizzo con gli scienziati, non con gli avventurieri. Quando chiude la scena si gira così. Non fare regista anche tu. Ci sto già qua io. No, che controllo tu. No, lui era così, dai. Lo dico io quello che deve fare. Ti preoccupa, tu pensa a parare la memoria. Mazza, che carina questa risposta. Allora, io polemizzo con gli scienziati, non con gli avventurieri. Semplicemente la cosa che proponete alla Spagna non conviene. Noi guardiamo all'Africa, ai suoi porti, ai commerci che vi facciamo mentre ci richiamo nelle Indie. Luigi, buonasera. Che parte hai tu? Buonasera. Che parte ho io? Gianni! Non ha detto prima Duca parte? Conte di... Duca di? Duca di Montezemolo. Ecco. Cristoforo Colombo era un sognatore, ovviamente. E come tutti i grandi sognatori che riescono poi a realizzare la propria impresa, realizzano addirittura qualcosa di più grande rispetto a quello che era il loro obiettivo primario. E in base a cosa dovremmo decidere sulle grandi questioni?
sulle vele della follia dell'ambizione. Vi siete mai chiesti perché Dio deve essere attaccato? Guarda, ti devi girare all'interno adesso, sì. Luigi. Questo mondo dovrebbe cercare di dare più spazio ai sognatori, perché vuol dire, se tutto deve poi sottendere, come dire, la grande capacità razionale. Però la razionalità, come stiamo vedendo, ci sta portando a una serie di disastri, di guerre, fratricide, di scontri, di civiltà. Per cui a me questo razionalismo non è che mi vada molto a genio. Io credo che lo spirito delle cose, lo spirito in sé, nel senso più alto, più forte del termine, più profondo, sia qualcosa in effetti da riscoprire, da riportare. È una questione dello spirito. Hey Jude, don't say goodbye. La, 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 la.